Alcuni vorrebbero una legge penale contro l'omofobia e la transfobia. In Parlamento sono in discussione già diverse proposte di legge. Ma le persone omosessuali e transessuali sono già giustamente protette dalla legge vigente contro atti violenti, ingiuriosi o ingiustamente discriminatori al pari di qualsiasi altro cittadino. Allora a cosa serve una legge contro l'omotransfobia? In realtà, questa legge nasconde gravi pericoli. Punire le persone in base agli ambigui e imprecisi reati di istigazione alla discriminazione omofobica o transfobica rappresenta una minaccia per la libertà di pensiero, di religione e di associazione di tutti i cittadini. I politici che propongono queste leggi, infatti, troppo spesso indicano come omofobi tutti quelli che sono in disaccordo con loro su temi come famiglia, sessualità, diritti dei bambini. Sostieni che i bambini hanno diritto di crescere con una mamma e un papà? Sei omofobo. Manifesti pubblicamente la tua contrarietà alle adozioni gay? Sei omofobo. Leggi pubblicamente alcuni passi di San Paolo Apostolo? Sei omofobo. Affermi che i sessi sono due, maschio e femmina, e non sono né fluidi né intercambiabili? Sei transfobico. Sono molti gli esempi di persone perseguitate o condannate per omofobia in paesi dove queste leggi esistono già. Nel Regno Unito, Caroline Farrow, madre di 5 figli, è sotto processo per essersi rifiutata di usare pronomi neutri. Negli Stati Uniti, il pasticciere Jack Phillips è stato processato più volte perché, in ragione della sua fede, non vuole preparare torte per matrimoni gay. Si dice spesso però che una nuova legge penale sarebbe comunque necessaria, soprattutto perché in Italia ci sarebbe un'emergenza, cioè le violenze e le discriminazioni contro gay e trans sarebbero diffusissime. Ma è vero? Anche se spesso il nostro paese viene percepito come fortemente omofobo, i dati smentiscono che vi sia una diffusione allarmante di violenze e discriminazioni contro omosessuali e trans. La più ampia ricerca della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea colloca l'Italia tra i paesi più sicuri d'Europa per quanto riguarda concreti episodi di violenza, minaccia e discriminazione. L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori riporta mediamente una quarantina di segnalazioni all'anno di reati omotransfobici in tutto il paese e solo una piccola parte di questi corrisponde a casi accertati. Sia chiaro, anche un solo caso di violenza sarebbe grave, ma è già giustamente punito. E non rappresenta quell'emergenza sociale che si invoca come pretesto. Prevedere aggravanti o reati speciali di omofobia o transfobia rischia di trasformare inoltre le persone omosessuali e transessuali in categorie protette e privilegiate, violando il principio di uguaglianza con tutti gli altri cittadini. Migliaia di cittadini, madri e padri di famiglia, associazioni, ognuno di noi rischierebbe la denuncia e la reclusione a causa delle proprie convinzioni. Vivremmo tutti nella paura di essere dichiarati omofobi. Noi diciamo no, noi vogliamo un mondo in cui tutti restiamo liberi.